Salagusta si rinnova sindaco questo evento che ormai è caratterizzante per questo periodo, il Family Festival, che giustamente Stella Vincenti ci tiene tantissimo, e tu, anche se stai a fine mandato, non potevi mancare. Ma non potevo mancare, no, anche perché è stata un'iniziativa nata in questo mandato dalla generosità e dall'esplosività di Stella, che è piena di forza e piena di volontà. È un festival particolare perché al centro ovviamente c'è il cinema, ma si allarga a 360 gradi in diverse altre discipline: la musica, la canzone, la solidarietà. Un aspetto fondamentale, ad esempio, è proprio la solidarietà per il festival. Veramente un due giorni molto interessanti, e quest'anno avrà anche la chicca di rimanere su strada a Grotta a Mare, perché domani mattina sistemeremo una targa dedicata a Totò nella via Antonio De Curtis. Insomma, tante cose e una tradizione che il festival ormai da anni sta facendo a Grotta a Mare. Ecco, nonostante c'è questo momento, insomma, pensando alle lezioni, però stai già preparando quello che potrebbe essere, diciamo, l'estate del 2018. Sì, assolutamente confezionata, perché ci saranno le lezioni, ma non, le lezioni non fanno terminare la vita della città. Chiunque verrà dopo, potrò essere io o qualcun altro, dovrà vivere un'estate piena, intensa. Renzo Arbore, un grande cabaret amore mio, una grande Arancia d'Oro, avremo tantissimi eventi suddiffusi sul territorio, dalla musica alla letteratura, insomma un'estate piena, e chiunque verrà quindi non dovrà fare la corsa a testa bassa sudando per organizzarla, potrà viverla appieno come tutti gli ospiti che raggiungeranno la città. In bocca al lupo. Crepi. Dopo essere venuto a trovarci i nostri studi, Alessio Bicchi, rappresenta l'Atmo regionale, giustamente non poteva mancare quest'oggi. Giustamente il tema di oggi è la solidarietà, il sociale, tantissime, siete in tanti a portare questa testimonianza, anche perché conoscendo Stella non potevate mancare. Sì, Stella è travolgente, diciamo, in certi atteggiamenti veramente è travolgente, però noi veramente non potevamo mancare. È un evento che, almeno da queste prime mosse che sta prendendo la giornata, trasmette un'emozione particolare. Quindi il filo conduttore, l'ho detto anche prima, è un'emozione straordinaria che si sta portando avanti. Quindi sono diverse sfaccettature del mondo della solidarietà, del dono, del volontariato che stanno emergendo, e ognuna porta una testimonianza vera di vita vissuta, di grandissima generosità, di solidarietà umana, di dono. È veramente una giornata splendida. Grazie. Prego, ci mancherebbe. Grazie a voi. Io ho intervistato, mi hanno detto non si può dire a Stella, ci spieghi il motivo? Come? Non si può dire di no a Stella. Certo, per forza. Come fai? Tu ce l'hai fatta a dirmi di no? No. E allora è ovvio, cioè, nel senso, quando un progetto funziona, quando si parla d'amore, di dono, di famiglia, quando ci sono donazioni importanti che vengono date nonostante magari contributi piccoli, ma il messaggio di aiutare l'altro, è impossibile non esserci. E quindi io ho scelto te perché tu sei una delle persone che mi hanno sempre sostenuto. E insieme a Luigina per Radio R9, perché dall'inizio, quando ancora c'erano tante promesse e pochi fatti, adesso entrerà Enrico Cava che canterà l'inedito, quindi tanti fatti abbiamo fatti giocando con le parole. Ascolta, una due giorni, giustamente iniziando stamane con il sociale, poi oggi pomeriggio, domani casting Cantagiro dalle 15, flash mob fatto da Cristina Orsè, ballo pure io, già sono pronta, già sono pronta. Poi 15:30 casting Cantagiro, chi esce dal casting andrà alla finale, alla semifinale nazionale di Fiuggi, poi dalle 18:30 aperitivo tutto gratuito, quindi tutti invitati all'Ipersimpli, centro commerciale ex orologio, e poi la cena spettacolo con i sette cervelli al Bistro Cursa, va prenotato, quindi c'è tutto il numero, c'è tutto dappertutto, quindi tutti lo sanno. E domani invece inaugurazione targa Totò, siamo un po' più rilassati, facciamo la diretta Facebook con gli ospiti rimasti in modo tale che parliamo e con quelli che devono intervenire ancora, e poi proiezioni in omaggio a Totò, quindi faremo dalle 17 alle 20 più o meno Miseria e Nobiltà e Totò la Truffa 62, e poi la cena e l'aperitivo di nuovo, prima l'aperitivo scusate, e poi la cena al Bistro Cursa e l'aperitivo all'Ipersimpli. Allora, siccome hai iniziato, diciamo, stamane e c'ha due giorni intensi, sì, ti faccio in bocca al lupo, e poi vorrei riaverti ospite per fare il bilancio di questa edizione 2018. Eh sì, anche perché ti devo portare una sorpresa, perché il 22-23 c'è una sorpresa importante che arriva da Cannes, ti dico solo questo. Ok, grazie. Tanto dico questo, buon parliamo. Lavoro, grazie. Buon lavoro. Giustamente chiudiamo questa visita che Stella ci teneva, anche perché noi abbiamo contribuito con Radio R9 IANT a essere presenti per questo evento al quale ci tiene tanto, e la sua presenza penso che va un po' lei ci tiene tantissimo, i personaggi che gli danno la mano perché ci lavora tutto l'anno, quindi Edoardo Velo, che siamo onorati di intervistare, ma non ha bisogno di presentazioni perché è volto di teatro, di televisione, però penso che anche Stella sia stata molto convincente anche con lei.
Sì, ma più che Stella è stata convincente la causa per cui siamo venuti tutti qui oggi, oltre alla piacevolissima cittadina che è Grottammare, è un lungomare straordinario, l'ospitalità è sempre piacevole, ma fondamentalmente il motivo per cui siamo venuti qui ci ha sedotti facilmente ad esserci, è sempre bello e ti fa stare sempre bene sapere a modo tuo, nel tuo piccolo, di poter dare un contributo per le persone che soffrono, quelle che non ci sono più e quelle che sono tuttora qui ad andare a portare avanti il discorso della prevenzione e della lotta contro le malattie e contro il cancro. Grazie per la testimonianza. Grazie a voi. Grazie. Ciao.